vedere che cosa è successo, che cosa è successo 85 anni fa, proprio in questi giorni. Ecco, Ecco, sembrava questa. qui c'è il conte Marone Cinzano, c'è la principessa Maria Adelaide, il duca d'Aosta, che inaugurano il Philadelphia. Era il 17 ottobre del 1926, cade proprio in questi giorni, quindi l'anniversario, il compleanno del Philadelphia, 85 anni. Come si è ridotto lo sappiamo, lo possiamo. Fra l'altro, Marina ci ha scritto e dice: sarà mia cura inviare al dottor Chiabrera, che rappresenta il comune all'interno della Fondazione Filadelfia, la delibera comunale che stanzia 3 milioni e mezzo a favore della ricostruzione, reperibile anche online sul sito del comune. Marina, noi sappiamo che tu conosci tutto quello che riguarda il Filadelfia, credo che in questo momento occorra però anche davvero riuscire a soffiare tutti dalla stessa parte. Ho risposto io, mi è venuto d'impeto, Presidente. No, se posso però far riferimento a questa foto storica molto Sì. importante, vorrei ricordare che negli ultimi 20 anni Tra l'altro possiamo anche vedere, scusa questa se ti squadra, interrompo, vedere le altre foto del no, Filadelfia di come molto, oggi, molto perché. bene. No, ma voglio dirvi che tra l'altro io sono andato in visita con alcuni funzionari dirigenti dell'urbanistica, dei lavori pubblici 2 settimane fa, e la cosa più strategica che c'è lì dentro è la colonia felina, e questo mi ha addolorato molto, con tutto rispetto per i gatti e con chi dirige questa operazione. Quindi andiamo avanti, voglio dire, credo sia veramente molto importante quello che sta succedendo, perché il fatto che parta il bando sulla progettazione, sulle idee, sulla raccolta di questo è un passo molto molto importante. Guardate che in questi 18 anni la cultura della conoscenza si è accresciuta in modo straordinario, quindi sono sicuro che troveremo delle persone che sanno tutto di quella storia lì, di che cosa è stato, eccetera. Noi dobbiamo guardare avanti e pensare che questa struttura è inserita in un quartiere che non è più quella di quando ci giocavo io, che avevo 14 anni, l'età di questo bambino. Perché lì erano tutti prati attorno. Oggi ci sono tutte case, anni 50, 60, 70, senza posti auto. Quindi noi stiamo andando nella direzione di costruire una cosa che deve essere gradita al quartiere, che deve essere inserita profondamente nel tessuto della città e che deve essere utile, oltre che essere un documento storico, perché questo sarà il fondamento. Costruire un documento storico attivo e utile al territorio e alla città. Ecco, Presidente, tu che impressione hai avuto andando direttamente sul Posso ritornare territorio? al conte Marone Cinzano? Guardate che dopo Orfeo Pianelli, questa squadra manca di una storia di gente che ci investa dei grandi capitali, dei grandi fondi e che sia in prima persona impegnato a ricostruire. Io sono molto contento di quello che leggo sui giornali, veramente molto molto contento. Quindi, se questo fa parte di tutto l'entusiasmo di cui parlava lei, legato al futuro di questa squadra e che si fa patrimonio anche per costruire di nuovo il Filadelfia, per farlo diventare un luogo della cultura e della storia di questa nostra squadra, ma anche della nostra città, Sono guardando al d'accordo. futuro, pensando al futuro del Toro, non solo fermandoci a ricostruire lo stadio, allora io ci sono e sono persona che dedicherà gratis, come sto facendo, come farò in futuro, la mia attività per andare avanti. Però da gennaio in poi faremo il secondo passo, che sarà quello di attivarci tutti per vedere come farlo, come finanziarlo, come partire da questa cosa qua per vedere se riusciamo a fare quello che aveva fatto il conte Marano Cinzano con tanti altri munifici personaggi che non hanno solo ricostruito lo stadio. Bella queste affermazioni, mi No, sembrano mi trova. importanti. Sì, Mi sì, sì. sembrano importanti, Mi sembra credo. Allora. saggia, mi sembra realistica, mi sembra anche praticabile, perché non si può vivere soltanto di ricordi nel passato, che è la storia, sono d'accordo, ma bisogna sempre guardare al futuro, perché se no ci si ferma.
E invece bisogna andare avanti. E credo che in questo momento, mai come in questo momento, occorra davvero riuscire a compattare le tante anime. È vero che tante anime portano anche ricchezza sicuramente, però a patto che le tante anime poi non corrano il rischio di, come dire, frastagliare quello che è un po' il movimento. Ci fermiamo un minuto per andare a scoprire il libro di questa settimana del nostro amico avvocato Enzo Savas. Ci ha fatto un nostro caro amico Sergio Rota, è una foto che ha fatto al Philadelphia, una foto suggestiva. Sono piccioni quelli lassù. Con tutti i piccioni che come dire, guardano il futuro verso il Philadelphia, in questo senso, Presidente, guardano verso di noi, guardano verso la costruzione che deve tornare a splendere, insomma, ecco. Buon auspicio la prendiamo, no? Direi di sì, sicuramente. Allora, facciamo un giochino, facciamolo, non mi puoi dire di no, quindi lo facciamo. Vediamo due fotografie che fanno riferimento a quello che potrebbe essere il progetto, insomma, se ne sono viste tante in queste settimane, in questi mesi, in questi anni in realtà. Noi abbiamo identificato due immagini di quello che era di quello che potrebbe essere il Philadelphia, eccole qua. Ce n'è una che è completamente innovativa, nuova, e ce n'è una invece che ricorda molto più quello che era il Philadelphia all'epoca. Roberto, il tuo cuore, il tuo cervello, i tuoi occhi, dove puntano? Beh, obiettivamente penso che sia molto meglio quello vecchio. Io sono perfettamente d'accordo con te. Silvia? Assolutamente sì. Fabrizio? Anacronistico. Come si fa a rifare una tribuna in legno come quella là? Era bellissima. Si può? Presidente, posso chiederlo anche a te? Sentite, io intanto vi chiedo scusa, nel senso che non voglio essere assolutamente... Ma vuoi parlare di atletica? Non voglio essere antipatico, no, non voglio essere antipatico, però mi giunge l'obbligo di chiedere scusa a tutti i giornalisti, perché Fabrizio stasera mi ha fatto una vigliaccata. Ma no, ha approfittato della mia amicizia nei suoi confronti, perché io sono venuto per parlare di maratona. Ma adesso parliamo anche di maratona. No. Però è chiaro che voi mettetevi nelle condizioni degli altri giornalisti, ai quali noi la settimana prossima dovremmo dare delle informazioni. Primo. Secondo, io ho promesso al Consiglio d'amministrazione e all'Assemblea dei soci fondatori che non avrei parlato e avrei parlato il meno possibile di Stadio Philadelphia fino a quando non avessimo cominciato a fare del lavoro. Mi sembra che il messaggio tuo che è passato non questa ci siamo sera ancora. Io sto dicendo il messaggio che volete lavorare, mi in sembra. In modo assolutamente informale. Lui mi ha teso questo tranello e chiedo scusa a tutti. È chiaro che anche ai tifosi e a tutti gli amici che tengono a cuore di questo argomento, noi oggi non partecipiamo al gioco, nel senso che questa presentazione dei progetti, delle ipotesi, eccetera, sarebbe sconveniente e scorretto che noi oggi, prima ancora di aver aperto il bando e prima ancora di aver cominciato a pubblicare il bando, già cominciassimo a dire, e io per primo, mi mettete in imbarazzo, cosa preferiremo. No, non vogliamo assolutamente come metterti vorremmo, in imbarazzo. Mi spiace che tu pazienza. Abbia preso per... No, non è polemica. Lo so che poi tu ti metti a ridere, però mi spiace davvero. Non è polemica la cosa, però guardate che c'è tantissima gente che ha su questa cosa, giustamente, vigila e vuole che ci sia il massimo di trasparenza. Sarà così? Ci sarà il massimo di trasparenza anche nella progettazione delle idee, perché guardate, noi abbiamo chiesto a tutti gli ordini professionali un parere prima di pubblicare il bando, proprio per il massimo di rispetto al parere e alle idee di tutti. Ovvio che ci deve essere su questa cosa il massimo di rispetto, anche nei confronti delle istituzioni che, io sono sicuro, ci hanno voluti, hanno voluto me, mi stanno appoggiando, e dobbiamo, insomma, su questa cosa qui non scherzare, non giocare, perché, ripeto, sono 20 anni che i tifosi del Toro vengono portati a spasso e voi avete fatto vedere le facce, non dei colpevoli, ma di tutti quelli che sono passati dicendo la loro,
io vorrei evitare di essere una delle facce che voi fra qualche anno mettete lì come quello che è venuto qua a raccontare delle balle. Molto bene, mi sembra una risposta comunque molto, molto chiara. Vediamo quindi però di che cosa sono responsabili quelle facce che tu dici che hanno partecipato, che noi invece diciamo che sono in parte responsabili di quello che abbiamo visto, sono responsabili di un numero che è 5214, che sono i giorni della vergogna. Detto questo, allora tu vuoi parlare di maratona? No, però... Ma no! No, no, momento. Dimmi. Tu chiami quei giorni lì, giorni della vergogna, io non lo so se sono giorni della vergogna. No, no, questo lo dico io, non lo dici tu. Però, scusate, noi siamo in una città che ha fatto i giochi olimpici, siamo in una città che ha molti stadi, molti. Troppi? Non lo so, che sono stati costruiti dalle pubbliche amministrazioni, uno è stato costruito da una società privata con garanzie, fondi, patrimoni lasciati dal pubblico, quindi non mi pare che insomma si possa dire in questa città che siamo proprio così messi male. Secondo me... Ma i giorni della vergogna perché hanno buttato giù Filadelfia e non l'hanno ricostruito, chi se ne frega di tutti sto discorso degli altri stati? 5214 sono i giorni che passano dal giorno in cui è stato abbattuto con la promessa di ricostruirlo. Sono ancora dell'idea che dietro tutto questo ci sono dei colori, c'è una società, ci sono tanti che forse su questa storia... Ma sempre 5214 sono infatti, i giorni della vergogna per noi. Detto questo, io credo che oggi ci sia la volontà da parte di tutti, da parte della società che lo dice continuamente, da parte regione, del comune, e dei tifosi che si sono aggregati per fare un consiglio d'amministrazione, mi pare ci siano tutte le volontà per andare avanti. Io credo sarebbe garbato non stare più a ricordare che c'è dietro 5.000. Ok, adesso parte il bando, la settimana prossima parte il bando. Molto bene. Io credo che però i tifosi debbano vigilare, noi in questo senso ci mettiamo... Poi dopo magari, dopo tutti, è giusto ed è importante che nel momento in cui magari partiranno i lavori, eccetera, eccetera, ci dicano che cosa vogliono fare e quale sarà la loro parte. Questo è un bel messaggio. Tutte le componenti, giusto? Allora, cosa succede invece il 13 novembre? Il 13 novembre corriamo. Oh! Ma prima di